Di Viviana Mazza Ursula von der Leyen: siamo vulnerabili quando costruiamo dipendenze. Ucraina e Indo-Pacifico è anche al centro del vertice. Il premier giapponese Fumio Kishida, originario di Hiroshima: vorrei usare il vertice per promuovere un impegno globale per il disarmo nucleare. Dal nostro corrispondente Tokyo: la Cina sarà in cima all'agenda del G7. Gli Stati Uniti si aspettano un accordo generale sui principi che definiscono il rapporto tra i paesi del G7 con Pechino, i funzionari americani spiegano alla vigilia del vertice. L'Unione Europea concorda, evidenziata Ursula von der Leyen prima della partenza. Abbiamo visto esempi di coercizione economica, ad esempio contro la Lituania. Abbiamo visto pratiche simili contro il Giappone e l'Australia, ha affermato il presidente della Commissione Europea. Siamo molto vulnerabili alla coercizione, quando noi siamo costruisci dipendenze. Alla luce del bilaterale di Biden con il premier Meloni, è interessante notare come Washington afferma che ogni paese del G7 gestirà le sue relazioni con la Cina, ma siamo allineati attorno ai principi che guidano le nostre relazioni. Al centro del vertice ci sono quindi la in Ucraina e la situazione nell'Indo, due questioni considerate rigorosamente correlate. Che potere asiatico in Giappone intende promuovere il concetto di inseparabilità della sicurezza dell'adottimo dell'Europa, e in questo senti che l'invito a partecipare al G7 ampliato deve essere letto per attori regionali chiave come India, Australia, Corea del Sud, Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. La dichiarazione finale dovrebbe contenere la ferma opposizione a qualsiasi tentativo per cambiare lo status quo con la forza, con coercizione economica o con la di armi nucleari. La risposta di Pechino non è stata a lungo in arrivo. Come ospite del prossimo G7, il Giappone ha alimentato e creato uno scontro tra i blocchi che mina gli interessi della regione. Per quanto riguarda l'Ucraina, ci dovrebbe essere lo fermo impegno a continuare a promuovere le sanzioni contro la Russia. Il COREPER, il comitato dei 27 ambasciatori dell'UE, non ha ancora preso una decisione sull'undicesimo pacchetto sanzioni, che riguarda misure essere preso per combattere la loro evasione per paesi terzi, e l'ultima bozza sembra renderli più difficili poiché parla di misure alternative da valutare: prima sospendere relazioni commerciali con questi paesi, sanzionare singole società o entità. Altri temi centrali: la transizione globale verso l'energia pulita e il progresso della partnership per le infrastrutture e gli investimenti globali, l'alternativa al percorso di seta lanciato dagli Stati Uniti per investimenti in infrastrutture nel mondo meridionale. Il vertice si aprirà con una visita ai capi Stato e Governo al Museo del Memoriale di Pace Hiroshima. Come già fatto Obama, Biden visiterà Memoriale e onorerà le vite degli innocenti che sono stati uccisi quando è stata rilasciata la atomica. Ma focus di...